In questo video rimetteremo in originale l'iper, rimonteremo quindi scarico, frizione e porta targa originali, riportandola al suo stato vergine. Dato che la mia intenzione è ancora quella di venderla, avrò più possibilità di venderla originale e in più guadagnarci di più vendendo i pezzi aftermarket separati. Tutto ciò naturalmente sempre in compagnia di Domenico. Iniziamo smontando la sella. Qui abbiamo lo scarico SC Project, rimonteremo quindi lo scarico originale, rimozione fianchetti slim. Proseguiamo togliendo il porta targa. Ma che bella che è così. Stra Racing. Tira molle. Ascetta. Rimozione collettore SC. Collettore originale con valvola di scarico. Smontaggio faro posteriore. Smontaggio frecce. Staffa scarichi. Deposizioniamo il terminale originale. Ok, fascetta. Tiremo le fascette. Tiremole, ah. Allora. Cioè, guarda quanto sporge lo scarico rispetto al faro. Montaggio fianchetti. Finito con lo scarico, iniziamo con la frizione. Rimontiamo l'originale che ha solo 9000 km. E smontiamo questa STM Evoluzione antisaltellante che costa 1000 euro. Più 137 di carter. Con una mano spingi, con quell'altra togli il Sager. Il mega Sager. Minchia che è lungo. È perché arriva fino all'attuatore di là, no? Non la ragno. Sti qua sono consumate? No, è abbastanza bella anche la campana. Però hai visto quanto è sporca, quanta polvere che c'è? La frizione a secco è così. Infatti la manutenzione ogni 1000 km ci sta. Estrattore. Eccola qua. Ma che roba. È passato giusto qualche mese, è passata di mezzo anche una pandemia, ma... Spessore che va dietro al tamburo. Ingrassiamo un po' l'OR. Tamburo. Bene, il tamburo l'abbiamo montato, adesso mettiamo l'attrezzo per bloccare il tamburo ed eseguire il serraggio. Serraggio come da manuale. Inizia la matriosca. Primi due dischi di acciaio che hanno un loro spessore. Iniziamo con l'alternanza dei guarniti. Quello d'acciaio che ha un segno specifico, guarnito. Questo. Acciaio, guarnito e l'ultimo. Infiliamo l'asta spingi disco. Adesso c'è il nostro mico piattello. Eccolo qui la prima molla. Adesso mettiamo tutte le altre. Diranno sicuramente: ma non puoi prendere l'avvitatore? No, mi piace farlo a mano. Usiamo la 5 Medino. Puliamo le zampettate. Sentiamo come è cambiato il sound. Bene, siamo così riusciti a portare in originale la nostra Hyper Motard. Naturalmente tutte quante le informazioni dell'officina le trovate qui sotto in descrizione. Grazie Dome per aver rimesso. È stato un piacere. Scrivetemi qui sotto in descrizione se il video vi è piaciuto e noi ci vediamo al prossimo video.